Siamo in compagnia del presidente della filiera Amadeo, Ernesto Amadeo. Che cos'è che l'ha spinta a fondare la sua azienda e quando l'ha fondata? L'ho fondata 30 anni fa, quindi è stata una sfida con il territorio, perché l'idea di portare avanti un progetto come quello del recupero della razza autoctona, il suino nero di Calabria, e mi ha indotto a non rinunciare a questa idea, perché sarebbe stata sicuramente una grande opportunità non solo per la filiera Amadeo ma per tante altre aziende calabresi che hanno voglia di riprendere l'agricoltura, di riprendere la zootecnia e di crearsi delle proprie economie. Parte della valorizzazione del territorio è anche quella di portarlo in giro per il mondo, è vero? Dove vi muovete come azienda? Noi siamo presenti intanto sul territorio nazionale, perché riteniamo che i prodotti di eccellenza appunto del nostro Made in Italy siano presenti nelle nostre gastronomie, nonché nella distribuzione organizzata, nella grande distribuzione. E poi siamo presenti anche in altri paesi europei, tra cui la Germania, anche l'Inghilterra. Siamo presenti anche in Francia, ma siamo presenti anche in paesi dell'est, siamo presenti in Svizzera e siamo presenti anche in Canada, dove devo dire che abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni, perché lei sa bene, ci sono molti meridionali e quindi il prodotto calabrese che loro hanno lasciato, insomma, qualche generazione passata, adesso se lo ritrovano nelle proprie tavole è soddisfazione, insomma, soddisfazione e orgoglio. Come si fa a gestire il connubio di un prodotto di qualità e ricercato e tradizionale con la grande distribuzione? Ma anche la grande distribuzione negli ultimi anni ha capito che era necessario diversificare, cioè i prodotti intanto sono tutti di qualità, però è ovvio che un prodotto certificato DOP oppure una razza autoctona come il suino nero possono essere prodotti da spot, possono essere prodotti di nicchia che vanno gestiti in una maniera differente, in appositi spazi, con una segnaletica diversa. È ovvio che ha un costo diverso, quindi, però non si è voluta privare di prodotti di alta qualità, cioè comunque vuole dare al suo consumatore la possibilità di un paniere molto più completo.